Ciao Como. Ciao Como. In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Un cordiale saluto allora a tutti voi gentili ascoltatori di Ciao Como Radio, buona mattinata, buon martedì 10.37, siamo in diretta sulle frequenze di Ciao Como Radio, ma ci potete ascoltare anche in streaming sul sito ciaocomo.it. E oggi la rubrica in poche parole è orfana, diciamo così, del sindaco che Mario Lucini non ha potuto essere presente per un impegno istituzionale, ma ci sarà la prossima settimana. Oggi, dicevo, questa rubrica però ha un assoluto, assolutissimo degno sostituto del sindaco. Abbiamo qua con noi in studio e ovviamente diciamo grazie, lo ringraziamo della cortesia perché non è facile averlo, il vescovo di Como, Diego Coletti. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli operatori di Radio Ciao Como, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci fa davvero piacere la sua presenza, anche perché è la prima volta che tra l'altro ci viene a trovare ufficialmente qua nei nostri studi in Viale Varese. E come sottolineavamo ridendo, anche con Enrica Lattanzi l'ha detto stampa, beh, sta anche quasi nevicando stamattina, qualche fiocco di neve, beh, sarà un segno, sarà un segno. Bene, no, tra poco allora con Diego Coletti andiamo a fare qualche riflessione importante, direi, visto che siamo in un periodo importante, quello di avvicinamento a Natale, siamo nell'Avvento, quindi direi riflessioni importanti proprio con il Vescovo, con il pastore della diocesi di Como. Ma ovviamente, visto che questa mattina ci è venuto a trovare e si fa un gran parlare in queste ore, anche ieri nei telegiornali, nei radiogiornali, ne hanno parlati tutti di questa vicenda, diciamo così, del Papa, del Sommo Pontefice, che è sbarcato sui social network in maniera anche clamorosa, perché effettivamente bisogna dire che la presenza del pontefice su Twitter nessuno se lo poteva aspettare fino a poco tempo fa. Allora, Vescovo, facciamo una riflessione. Lei ci ha pensato magari anche... Beh, cominciamo a dire che la scelta è significativa di una posizione a volte poco nota della Chiesa nei confronti dei nuovi mezzi di comunicazione, che sembra una posizione sempre cautelosa oppure fatta di preoccupazioni e di proibizioni. Invece è fondamentalmente una posizione aperta. Sì, mi pare di capire una grandissima apertura, certo, mi sembra di capire, certo, che la Chiesa sta avendo nei confronti di questi nuovi mezzi di informazione. Faccio sempre un paragone. La Chiesa non è contro il vino, è contro l'etilismo. Certo. Cioè, anche in questo caso si è certamente favorevoli a tutto ciò che permette alle persone di comunicare, di incontrarsi, di allargare gli orizzonti delle proprie capacità di relazione. L'importante è che questo non diventi una dipendenza, ecco. E credo che 150.000 contatti nelle prime ore di Twitter, del Sommo Pontefice su Twitter, siano lì a indicare un grande desiderio della gente di avere contatti molteplici e diretti tra di loro e anche con le persone altrimenti più difficilmente contattabili. Beh, mi sembra quasi un tabù, tra virgolette, che viene a cadere, perché certo. Impensabile, io credo, e lei può confermarcelo, fino a qualche anno fa, voglio dire, il mondo anche della Chiesa, ma non solo, pensare a Facebook, pensare a Twitter, come appunto poi il Papa lo ha fatto proprio in queste ore, no? Stiamo qui a parlare di un'autentica rivoluzione. Però ieri la televisione ha fatto vedere anche un breve brano di un discorso familiare, diciamo così, di Giovanni Paolo II, che già parecchi anni fa diceva bisogna accogliere con gioia, anche con una certa fierezza, l'intelligenza umana che è capace di mettere insieme degli strumenti così belli. Poi si tratta di imparare ad usarli bene, ecco, e di averne una cura sulla qualità della comunicazione e sul suo orientamento a favore dell'esperienza umana e non contro di essa. Ecco. Un modo importante anche per andare a avvicinare i giovani. Certo, al mondo della Chiesa, giusto? Verso? Certo. Io ho avuto l'occasione proprio l'altro giorno di incontrare un bel gruppo di una sessantina di giovani qui in periferia di Como, e guarda caso abbiamo parlato con loro anche dell'utilizzo, diciamo, dei
dell'iPad, di Twitter, di Facebook e di altre tecnologie all'avanguardia, con uno sguardo fondamentalmente positivo e con un invito all'intelligenza, perché queste cose rischiano anche di renderci stupidi se non siamo capaci di cavalcarle e di usarle. Come giustamente diceva, allora va bene apertura massima a tutto questo, ma con cautela, con moderazione, diciamo. Con intelligenza. Come con l'alcol, l'ha detto, giusto? Non siamo contro il vino, ma siamo contro l'etilismo, giustamente. Ecco, perfetto. Detto questo, ovviamente io voglio solo ricordare ai comasi che ci stanno ascoltando che il Vescovo è comunque già stato, per così dire, se mi permette, un precursore, visto che l'anno scorso, due anni fa, non so, avete già avviato la sperimentazione di una web TV della diocesi di Como e ha avuto, mi sembra, grandi contatti, sì, perché avete portato nelle case di migliaia di persone, anziane in particolare, che non potevano muoversi, tutte le cerimonie della settimana di Pasqua. Esattamente, no? Esattamente. E anche lei e i suoi collaboratori, perché non voglio dimenticare anche chi le sta vicino, avete fatto questa innovazione sicuramente, no? Sì. Abbiamo anche tentato, al termine della visita pastorale di un gruppo di parrocchie, di aprire una finestra di un'ora chat tra il vescovo e chi telefonava, e tutte le volte che abbiamo fatto questa cosa, 5-6 volte, tutte le volte abbiamo dovuto chiudere con una coda di persone ancora in attesa. Insomma, voglio dire, allora avete varcato già questa frontiera, la chat l'avete già usata, Facebook pure, giusto? Sì, certo, io siete su Facebook, esattamente, adesso le manca Twitter, adesso. Ecco, e quando arriverà? Vedrò di assomigliare un po' al Papa, ma a stargli dietro bisogna pedalare sempre molto. È avanti, perfetto. Beh, allora io voglio far capire anche come Maschi che, insomma, il loro vescovo è anche estremamente simpatico e ce lo ha dimostrato questa mattina, oltre a essere un buon padre di famiglia, mi pare di capire, no? La vera visione del vescovo di Como è così, cioè lui deve essere giustamente il padre di famiglia che richiama un po' tutti all'ordine quando qualcuno poi magari sbaglia, eccetera eccetera, ma soprattutto, come avete sentito, anche estremamente simpatico e molto alla mano, mi permetto. Posso fare una presentazione? Nel senso che, stando al Vangelo, io preferisco essere considerato un fratello maggiore. Un fratello maggiore, allora. Di padre ne abbiamo uno solo. È giusto, sì, ne avanza anche di quello. Cioè. ha ragione, va bene. Perfetto, detto questo, però ovviamente noi l'abbiamo invitata anche perché ci interessava molto un suo invito, un suo appello, ovviamente, a chi ci sta ascoltando, ai comaschi che sono a casa, alle persone anziane, ma non solo, alle famiglie, alla vigilia di questo Natale. Ed è un Natale, chiaramente, Vescovo, lei lo sa, difficile, molto difficile per Como, per le famiglie, tantissime, che sono in difficoltà, giusto? Sono un numero veramente spaventoso. Ecco. Non è solo difficile, per alcuni è davvero drammatico, non si aprono scenari di fiducia o di speranza, c'è un futuro carico di minacce, non vogliamo essere pessimisti, ma certamente non dobbiamo chiudere gli occhi davanti alla realtà di tante persone che soffrono, di famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese a portare a casa da mangiare per i figli, insomma, quindi credo che io so che voi come diocesi, comunque come appunto anche come Caritas, insomma, tutto state aiutando molte famiglie, molte persone, giusto Vescovo? A me risulta che siano più di 700 le famiglie che abbiamo in qualche modo aiutato, vuoi a fondo perso, vuoi con forme di intervento immediato, attendendo poi con fiducia i tempi e i modi di una restituzione. Questo soprattutto per salvare anche la dignità delle persone che, se possono contribuire anche positivamente a risolvere il problema di altri. Ecco, ma questo mi introduce appunto nel tema dell'Avvento. Vorrei ricordare che forse dobbiamo liberarci da tante visioni un po' edulcorate, dolcificate del Natale, per andare invece a ciò che è l'essenziale, il fondo di questo messaggio cristiano, che riassumerei in due parole: vicinanza e condivisione. Allora, mi pare che il messaggio del Natale debba aiutarci a scoprire che non dobbiamo stare estranei gli uni agli altri, lontani,
ciascuno chiuso nel suo guscio, ciascuno preoccupato delle sue cose. Se riusciamo ad avere un'esperienza di vicinanza, di prossimità ai problemi degli altri, questo stempera anche le nostre personali difficoltà e soprattutto ci dà l'idea che possiamo fare qualcosa, che non dobbiamo sempre lamentarci di quello che non fanno gli altri o di quello che non fa l'istituzione, ma mettercela tutta, almeno da parte nostra, sarà nel nostro piccolo, per farci prossimi. Quindi vicinanza e condivisione. E la condivisione è perché una vicinanza che sia fatta soltanto di giudizio degli altri o di compassione verbale a parole non cambia niente. La vicinanza cambia qualcosa quando diventa condivisione, quando, come dice San Paolo, se posso permettermi, come dice San Paolo, portate gli uni i pesi degli altri e avrete adempiuto alla legge di Cristo. Noi pensiamo che la legge di Cristo sia fatta di 1000 precetti, di divieti, di è anche questo. Però io credo che la cosa bella è scoprire che quando ci mettiamo a portare gli uni i pesi degli altri, siamo al centro della nostra obbedienza di fede. Beh, direi che, ecco, cogliamo quindi l'occasione di quello che ci sta dicendo il Vescovo di Como, che, lo ricordo, questa mattina è qua con noi in diretta negli studi di Ciao Como Radio, ciaocomo.it, per quindi fare questa riflessione importante, come diceva il Vescovo, di vicinanza e di condivisione, in un Natale, quello del 2012, tra i più difficili dal punto di vista sociale degli ultimi anni sicuramente. 700 famiglie in difficoltà aiutate dalla diocesi, lo abbiamo sentito, ma secondo me sono molte di più, fatica e che a volte, come lei ha detto, fanno fatica anche a fare le cose più basilari, che sia la spesa. Si sente che si dovrebbe fare di più ed è per questo che non può essere solo un'istituzione grande e benemerita come la Caritas o come la comunità cristiana diocesana in quanto tale, ma dobbiamo metterci tutti sull'idea che vicinanza e condivisione sono un compito di ciascuno, per quanto ciascuno può, e io sono convinto che molti possono, che molti potrebbero fare di più. E così mi permetto di commentare anche la parola avvento. La parola avvento, ecco, è qualcosa che ci dice l'attesa di qualcuno che sta venendo, di qualcuno che ha un avvento verso di noi. E questo potrebbe essere interpretato come una cosa passiva, dice: ah sì, viene, allora mi siedo e aspetto. Esatto. Ecco. E invece l'avvento cristiano è un avvento responsabilizzante, è un avvento che ci deve, prima di tutto, come dice Giovanni Battista, impegnare a riempire le valli e a spianare le colline e a raddrizzare i sentieri, in modo che il Signore possa venire, sì, ma faccia meno fatica possibile per arrivare fino a noi. E poi gli dobbiamo correre incontro, cioè non dobbiamo essere seduti ad aspettare che lui faccia proprio tutta la strada. La stragrande maggioranza della strada la fa lui, ma quel piccolo tratto che possiamo fare noi lo dobbiamo fare tutto, per trovarci proprio sotto la porta, quando lui la apre, essere lì per trovarci, non a fare la movida al centro di Betlemme, ma andare nella grotta in periferia e trovare che lì sta succedendo quello che deve succedere. Anche perché se no poi mi pare di capire, Vescovo, nel corso degli anni si è andato perdendo sempre di volta in volta proprio il vero significato, no? Quello cristiano del Natale, tutto sommato, no? A volte poi si perde, arriva quasi una cosa come tante, se non si fa questo percorso di avvicinamento, no? Sì, pare di capire. Sì. Poi sì, è una cosa come tante, un po' particolare, d'accordo, però poi alla fine diventa anche festa consumistica. Io sono fondamentalmente tentato di essere in simpatia con le sovrastrutture natalizie. In fondo non dobbiamo demonizzarle, non dobbiamo scagliarci contro il consumismo, ma nella misura in cui a Natale si fa anche un po' di festa, si sta un po' insieme in famiglia, si fa un pranzo un po' diverso dal solito, tutto questo non è brutto e cattivo in sé stesso. Certo che se consuma o se nasconde ciò che invece sta al fondo, è come quando si fa la festa e si dimentica il festeggiato, è come quando si fa una ricorrenza e non ci si ricorda di ciò che ricorre, e ciò che ricorre è questo
prodigio stupendo, immeritato dell'amore di Dio che si fa piccolo, vicino e che condivide con noi la nostra vita. E allora è per questo che facciamo festa, non a prescindere da questo. Lei ha già deciso dove lo trascorrerà il Natale, poi, visto che è sempre vicino ai comaschi, sempre vicino alla gente, quindi sicuramente credo che anche quest'anno farà, sì, non farà mancare, diciamo così, il suo apporto. Ci sono due incontri che farò alla vigilia e a Natale, a cui tengo molto, e sono un incontro con i carcerati. Esatto, perché alla vigilia il vescovo va sempre al bastone a fare una visita, un saluto. E devo dire che anche questo ha un significato particolare, no, vescovo? Entrare alla vigilia di Natale nel carcere dove ci sono diverse situazioni difficili, no? Sì, potrebbe essere interpretato come una cosa formale, un rituale anche questo, però io cerco di farlo col cuore, accanto a questi fratelli, a queste sorelle che hanno sbagliato, che giustamente vivono un momento di penitenza e di ricostruzione della giustizia, perché non bisogna dimenticare anche questo, ma che tante volte nelle nostre carceri sono in condizioni assolutamente inaccettabili dal punto di vista della Costituzione della Repubblica Italiana, non dal punto di vista del Vangelo soltanto. E, sì, sì, ci sono delle situazioni di vita a volte assolutamente inumane. assurde. Essere costretti a vivere in 6, in 8 metri quadri di cella, con i letti a castello da una parte e dall'altra, anche solo questo, insomma, è una cosa che non è possibile da sopportare a lungo termine. Quindi il fatto di farci prossimi anche a queste condizioni estreme di degrado umano mi sembra una cosa bella. E poi l'altra cosa che non mancherò di fare è partecipare anche qui, nella maniera più semplice possibile, a una delle tante mense dei poveri. E ricordo anche qui che di queste mense, fino a qualche anno fa erano frequentate soltanto da homeless, da gente senza fissa dimora, da extracomunitari in difficoltà e in crisi, adesso ci sono invece molti e molti italiani, intere famiglie che riescono così a sistemare un po' di economia domestica minacciata, anche partecipando a questi momenti di condivisione. Io dico, dovremmo partire dall'idea che non è che io ho è una cosa mia e la do a te, ma che io sono responsabile di una cosa nostra e l'amministro in modo che ci sia anche il mio giusto consumo, ma che questo consumo, visto che la cosa è nostra, sia anche a tua disposizione. Perfetto, allora alle 10.53 mancano pochi minuti prima di lasciare andare ovviamente ad altri impegni che lo attendono il vescovo di Como, Diego Coletti, che oggi è ancora qua con noi, lo ricordo e lo ringrazio ovviamente di questo suo intervento, di queste riflessioni che ha fatto questa mattina proprio sull'avvento, sul significato del Natale. Allora, due cose ancora prima di concludere. Innanzitutto, che cosa si sente di dire proprio in modo diretto ai comaschi, alle famiglie comasche, avvicinandosi a questo momento comunque bello, come abbiamo detto, comunque di festa, comunque di gioia, ma anche è importante di avvicinamento consapevole, diciamo così. Ma le cose da dire sarebbero tante, penso che due parole siano soprattutto utili adesso. La parola coraggio, perché non siamo soli, perché colui che ci ha visitato è capace di darci forza, di farci trovare dentro di noi le risorse per superare questi momenti difficili. E l'altra parola che si sposa con il coraggio, perché non diventi temerarietà o presunzione, è la fiducia. Quindi cioè, coraggio e fiducia. Ecco, questo è molto importante, assieme a vicinanza e condivisione, che sono un le quattro parole che possono racchiudere il significato dell'avvento e del Natale che sta per arrivare anche qui a Como, sperando che possa riscaldare, no, i cuori di molte persone, di molte famiglie, direi, che sono veramente in difficoltà. Famiglie che a volte, appunto, come diceva il vescovo,
si trovano costrette ad andare quasi alla mensa appunto comune per stare assieme in un momento così difficile, impensabile, ma così. E direi anche che la fiducia, per stare alla quarta e ultima parola, la fiducia, per non diventare ingenuità o superficialità, deve essere una fiducia condizionata, cioè legata ad alcune condizioni, alcune delle quali abbiamo già accennato in questa conversazione, ma mi piace ribadire che la condizione fondamentale perché la fiducia sia una fiducia efficace è che ci tiriamo sulle maniche e che la fiducia non diventi un alibi per stare seduti comodamente sul divano di casa. Ecco. Perfetto, allora chiudiamo. Qualche anno fa un suo illustre predecessore aveva suscitato anche qualche polemica dicendo ai bambini, in modo particolare, per i quali proprio è la festa per eccellenza, che insomma Babbo Natale non c'era. E allora cosa vogliamo dire ai bambini sostanzialmente per chiudere? In questo momento non ci stanno ascoltando perché non saranno tutti a scuola, e quindi ecco, ne approfitto per fare questa ultima riflessione con Diego Coletti, ospite oggi a Ciao Comorai. Diciamolo ai genitori, genitori, bravo, che tutte le varie forme con le quali si celebra anche in maniera, se si vuole, un po' laica e pagana il Natale, vanno in qualche modo valorizzate per ricordare il contenuto cristiano che queste forme hanno, dall'abete, presepe già più chiaro, insomma, ma dall'abete al Babbo Natale. Ho ricordato ai bambini proprio l'anno scorso che Babbo Natale è un santo della Chiesa Cattolica, un vescovo che si preoccupava di raccogliere risorse per donarle alle ragazze che non potevano sposarsi non avendo la possibilità di avere una dote. Allora, se ricordiamo che il Babbo Natale come tale non esiste, ma che esiste Santa Claus, cioè San Nicola, di cui sono devoti anche in particolare i pugliesi e i baresi, che hanno lui come patrono della diocesi, allora credo che tutto può essere recuperato. Il cristiano deve avere un'apertura mentale a 360 gradi, perché anche qui cito San Paolo: esaminate tutto e tenete tutto ciò che è buono, da qualunque parte arrivi. Bene, io mi permetto di ringraziarla per la sua cortesia e per questa visita che ci ha fatto davvero molto piacere alla vigilia del Natale. Un grosso augurio. Grazie e buon Natale a tutti coloro che ci hanno ascoltato, nella vicinanza, nella condivisione, nel coraggio e nella fiducia. Grazie. Grazie. Quattro parole importanti. Grazie a Diego Coletti, il vescovo ospite questa mattina a Ciao Como Radio. Buona continuazione con i nostri programmi. Ciao Como. Ciao Como.